Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come avete visto, Piazza Duomo, direzione EICMA. Adesso farò colazione, poi mi dirigerò verso la metro per prendere appunto la metro per l'EICMA. Niente, quindi andiamo a far colazione. Eccoci ragazzi all'ingresso di EICMA 2019. Allora, quello che vi farò vedere un po' nel video saranno soprattutto i nuovi modelli di moto, soprattutto da viaggio, visto che mi occupo più di motoviaggi. Quindi andrò a trattare un po' le moto touring e sport touring, diciamo. E poi ci saranno, spero, qualche sorpresa. A dopo. Ok ragazzi, eccoci all'interno di EICMA 2019. Partiamo dallo stand Benelli, che tutti si aspettavano presentasse la nuova TRK 700, ma non l'ha fatto. È arrivata con la nuova Leoncino 800, che adesso vi andrò a far vedere. Ecco la nuova Leoncino 800. E presenta anche una nuova colorazione della TRK. Gialla, molto bella. Okay, vedremo se poi presenterà magari anche una TRK 800 nei prossimi anni. Eccoci ragazzi qui al padiglione Yamaha, che non arriva con grandissime novità, anche se porta un restyling quasi completo alla Tracer 700, che diventa molto più accattivante e diciamo grintosa a livello estetico. Qua vedete la nuova Tenere 700, uscita da poco, molto ideale per i viaggi, diciamo. Qua il padiglione Honda, che arriva con la nuova Africa Twin 1100. Qua vedete i vari allestimenti. Ragazzi, stand Harley Davidson, ora vi faccio vedere una bella cosa per i mototuristi. Io spero che si senta sto video, perché ecco ragazzi la nuova Pan American della Harley Davidson, una moto diciamo touring enduro,
Harley Davidson che vuole prendersi una fetta di mercato soprattutto in America. Guardate, motore 1250. Qua vedete la moto, diciamo, spogliata da tutte le carene. Ditemi che ve ne pare, a me non sembra niente male. Nuova Pan America. Qui ragazzi, padiglione Moto Guzzi che presenta una nuova colorazione per la V85 TT, guardate. Molto bella. Qui lo stand BMW che presenta la nuova F900 con nuova motorizzazione. Ragazzi, il nuovo concept dell'Husqvarna, la Norden. Bella. Su motore KTM. Ecco ragazzi, questo è un po' quelle moto che mi sono interessate di più ad ECMA. Ragazzi, adesso vi lascerò magari qualche foto abbastanza carina per concludere il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.